Salve a tutti ragazzi dal vostro Gus di quartiere, come state? Spero tutto quanto bene. Io sto tornando dopo un matrimonio infrasettimanale di un mio carissimo amico che si è sposato, pensate un po', a Terni, praticamente, vicino Terni. Quindi sto un attimo crino perché ai matrimoni si mangia, si beve e quindi scusate, siamo sul finestrino perché non mi va di far sentire i miei discorsi al resto del mondo. Si mangia, si beve e ovviamente non ho sentito la partita della Lazio, che perché ero intento a fare altro, ecco, insomma. Però ho sentito un po' di radio adesso tornando e c'è delusione, perché ho, da quello che ho potuto ascoltare, perché ripeto, la partita non l'ho né vista né sentita, pare che la Lazio abbia avuto le sue opportunità. Siamo andati in vantaggio con 1-0 con gol di Immobile, e poi sembrerebbe, ma è così perché lo stanno dicendo tutti, anche gli amici in chat sul canale di Bigus, sembrerebbe che poi, ecco, ci siamo messi a fare un po' di roba della serie tacchi, tacchetti, giochi di suola, eccetera eccetera, soprattutto Milinkovic e compagnia varia, cioè i giocatori che in teoria dovrebbero garantirti quel cambio di qualità, quella capacità di poter ambire a risultati superiori, perché giocatori superiori. Come spesso dico, la Lazio ha dei giocatori buoni, ma bisogna interrogarsi sul perché Sergej Milinkovic-Savic rimane alla Lazio per mancanza di offerte, effettivamente. È vero che la Lazio lo valuta 100 milioni, ma è vero pure che nessuno dei vari club che popolano il nostro mondo calcistico ha palesato un'offerta anche lontanamente avvicinabile a quei soldi, perché alla fine il Manchester United alla fine ha virato per Casemiro, che ha anche qualche anno di più, ma che evidentemente è stato reputato un giocatore all'altezza, per il quale lo United ha sborsato 70 milioni, se non sbaglio. Quindi lo stesso United che poi sta per comprare o ha comprato Anthony, che è un esterno, per quasi 100 milioni, quindi i soldi ce li aveva, semplicemente ha evitato di comprare Milinkovic. Stessa cosa a Paris Saint Germain. Quindi chi è che effettivamente si è interessato a Milinkovic? Evidentemente squadre con le quali però che volevano fare un po', ecco, l'offertona della serie: ti do due olive, un pezzo di pane, te me dai Milinkovic. Grazie al cielo, almeno in questo lo dito è bravo, è furbo, non si fa gabbare. Però di base non sto dicendo che Milinkovic sia una pippa, ok? Tutto questo discorso, andando un po' a chiudere, non è per palesare al mondo che secondo me Sergej Milinkovic-Savic sia una pippa, ma semplicemente che spesso noi siamo influenzati in positivo nei confronti dei giocatori che poi sì, sono forti, ma non sono sti cazzo di fenomeni che tutti quanti noi andiamo cercando di affermare. A me dispiace, però è così la mia analisi su Milinkovic. Tutti lo vogliono, nessuno se lo pia. Perché? Perché è forte, ma non è così forte. Ma non è così forte non perché gli manchi qualcosa, perché poi, ecco, fa ste partite in cui pare che non gli va, e nell'ambito di un grande club si guarda anche la continuità, si guarda anche quello. Abbiamo sprecato troppo, pare proprio l'inverosimile, e poi siamo stati fregati sul calcio d'angolo. Altra postilla,
altra postilla sulla quale vorrei farvi un attimo riflettere. Chiedo scusa se ogni tanto qualche vocabolo è ad cazzum, però capitemi, insomma, non... I matrimoni sono una roba impegnativa, mi sento gonfio come una merda, non voglio, voglio soltanto andare a dormire. Mi sono fatto 2 ore e mezza di macchina, quindi all'andata e ritorno, quindi detto questo volevo appunto porre la vostra attenzione sul fatto che la Lazio prende gol su calcio d'angolo spesso e volentieri, ma invece su calcio d'angolo lei è innocua, è innocua. Malgrado abbiamo dei saltatori di livello, ci sta Romagnoli, ci sta Milinkovic, lo stesso Ciro, ci sta... Basta in realtà. In realtà basta. Ma il problema non è tanto i saltatori che noi abbiamo, quanto che i calci d'angolo che vengono battuti sono veramente poco pericolosi. Luis Alberto, che ha un ottimo piede, che è uno dei miei giocatori preferiti quando io vado a giocare, mo gli è preso fitto che deve segnare sul calcio d'angolo. Questa cosa l'ho già detto in un precedente video. E comunque batte dei calci d'angolo che non sono assolutamente impegnativi per il portiere. Questa cosa è una roba che non va bene e che andrebbe... Nel frattempo mi hanno chiuso un'uscita, vaffanculo, mi tocca fare... Che palle, mi tocca allungare la strada, niente, oggi a casa non ci si arriva, due coglioni. Dicevo, scusatemi, che da questo punto di vista Luis Alberto è il male puro. Cerchiamo allora di far battere i calci d'angolo a qualcun altro. Cerchiamo di far battere i calci d'angolo a qualcun altro, perché non è possibile sprecare ogni volta i calci d'angolo, che sono un'arma nel calcio moderno. Pensate alla Roma. La Roma su calcio d'angolo è una squadra temibilissima, mentre noi no. Noi no. Noi no. Pellegrini batte i calci d'angolo in maniera impeccabile. Ho visto i calci d'angolo veramente che batte la Roma, sono un'arma letale che già ci è costata tanto tanta tensione, tanta preoccupazione nei derby dello scorso anno, e che probabilmente sarà un'arma vincente per la squadra giallorossa anche quest'anno. Quindi, in chiusura di video, l'esaltazione con l'Inter, che io ho detto, mi raccomando ragazzi, sì, abbiamo vinto con l'Inter, però bisogna vedere le cose nel lungo periodo, siamo una rosa corta, esaltiamo spesso giocatori che sì, sono forti, ma non so sti fenomeni che noi pensiamo. C'era gente che diceva Milinkovic dopo De Bruyne è il centrocampista più forte d'Europa. Che cazzo dite? Cioè, nel senso, guardate, sono tifoso della Lazio, ma non sono laziocentrico. Nel senso che mi rendo conto che al mondo ci stanno un sacco di giocatori molto più forti dei giocatori che ci abbiamo noi. Ma molto più forti dei giocatori che ci abbiamo noi. E chi dice il contrario dice una cappella. Dice una cappella. Perché è così. C'ho ragione io. E se voi pensate il contrario, vi invito a rivedere le vostre opinioni, perché su questo mi penso di avere ragione io e non cambio idea. E quindi bisogna capire un attimo che siamo una squadra migliorata rispetto all'altro anno, leggermente migliorata, tant'è vero che ho dato 6 più al mercato, ma non stiamo minimamente in lotta per qualcosa che sia oltre un piazzamento UEFA, e queste partite ne danno dimostrazione ancora di più. Siamo una squadra che ha delle buone individualità, nessun fenomeno, nessun giocatore che vale 100 milioni, e che dobbiamo sperare di non avere troppi momenti di blackout, perché altrimenti diventa tutto difficile, questa è la verità. Detto ciò, io vi abbraccio, mi dispiace se qualcuno vi si iscriverà al canale, come è successo nel precedente video dove qualcuno di voi si è cancellato perché evidentemente non ha ritenuto opportuno quello che ho detto. Mi dispiace, ma io so così, dico quello che penso, anche se questo porta dell'impopolarità nei confronti miei e del canale. Un abbraccio dal vostro gusto e speriamo che la Lazio possa affrontare le prossime gare con un po' più di coscienza, ecco, e di attenzione. Ciao.
ciao a tutti.